esiste probabilmente un mondo fisico, oltre queste percezioni, ma esiste un ordine metafisico di realtà, al di là delle percezioni. Quindi comunque anche nella mia teoria c'è una realtà oggettiva, ma non è materiale. Mentre invece il mondo sensibile, che si credeva essere il mondo materiale e oggettivo, non è una realtà materiale e oggettiva, ma una percezione mentale e soggettiva, che però viene prodotta con regole ferree e precise da questa matrice universale, nello stesso modo in ogni mente, e così noi abbiamo anche la condivisione della stessa idea di realtà, pur di fatto non stando nella stessa realtà tutti quanti, cioè noi non siamo nel mondo sensibile, però tutti quanti abbiamo le stesse percezioni del mondo sensibile, perché i processi che avvengono nelle menti, i processi metafisici e spirituali che producono in ogni mente la percezione del corpo e dell'ambiente esterno, sono uguali in tutte le menti. E Leibniz aveva ben spiegato questa possibilità con la teoria dell'armonia prestabilita, dicendo che pur se non esiste un universo fisico fuori dalla nostra mente, dalla nostra mode, noi possiamo supporre che Dio sincronizzi eternamente, atemporalmente, tutte le menti, in modo che a ogni stato percepibile, a ogni stato interiore e rappresentativo di una mode, corrisponda un cambiamento di stati interiori in tutte le altre. È così che abbiamo tutte le stesse percezioni della realtà quando siamo svegli, nonostante poi non esistano in forma sensibile e oggettiva quelle cose all'esterno delle menti. Quindi il mondo sensibile esiste nella mia mente e anche all'esterno della mia mente, nella mente altrui però, non all'esterno di ogni mente. Quindi il mondo sensibile esiste come percezione nella mia mente e come percezione nella mente altrui, ma non esiste in forma oggettiva fuori da ogni mente. Fuori da ogni mente esiste solo come informazione e come programma spirituale. Questo è quello che prevede la mia teoria, che poi non ho inventato, perché in effetti è quello che dicono da millenni le dottrine orientali, mistiche e spirituali di un certo livello, ed è quello anche che sostiene la teoria olografica dell'universo, della mente e del cervello. E quindi non è che io mi sia inventato nulla, semplicemente credevo di averlo fatto, poi ho scoperto che questo era già stato compreso da altre tradizioni, da altri pensieri, da altri sistemi. Io cosa ho fatto? Ho collegato vari filosofi, vari pensieri di vari filosofi, ho aggiunto qualche considerazione per rafforzare ancora di più le loro tesi, ho collegato le loro tesi a queste dottrine orientali, spirituali e mistiche, ho collegato tutto questo alla teoria olografica dell'universo, ho collegato tutto questo al principio della sincronicità di cui tutti quanti noi possiamo avere esperienza, mi riferisco a quello enunciato da Carl Jung, ho collegato tutto questo alla diretta esperienza che possiamo avere in meditazione, un'esperienza intuitiva attraverso cui noi sentiamo che siamo molto più di quello che crediamo, cioè noi siamo l'essere stesso e l'essere è l'universo nella sua realtà suprema, come puro essere senza spazio e tempo. Quindi noi siamo un essere infinito ed eterno, senza spazio, senza tempo, senza alcun tipo di forma ed estensione, che è la base ontologica dell'esistenza.